Questo è un terreno che mi sono modellato molto velocemente utilizzando dei tools come i Wave, come il Noise e un po' di Paint all'interno di Brush, all'interno della modellazione poligonale, ed è giusto per capire un po' come poter simulare tale effetto. Per avere un po' un'ambientazione, poiché se no non avere assolutamente niente non sarebbe una cosa un po' inutile, bisogna sempre cercare un po' di ambientarlo. Abbiamo anche già una camera, difatti se andiamo in camera troviamo questa visuale, volendo possiamo anche muoverla un po', ma possiamo anche lasciarla fissa, non è indifferente. Magari andiamo in camera, apriamo anche le altre viste, poiché sarà molto di aiuto mantenere una sola vista rispetto ad averne altre, quindi volendo potremo anche utilizzare la viewport layout toolbar e andare a impostare un layout che ci permetta di lavorare tranquillamente. Quindi magari possiamo impostare qui nella vista laterale, nella vista dove abbiamo la top, possiamo impostare volendo la camera in modo tale che abbiamo sempre il riferimento della camera, mantenere la prospettiva nella viewport invece della finestra più grande e magari posizionare o avere comunque una vista superiore o nel front o nel left, volendo possiamo inserirla, vediamo dov'è la camera, ok, qui, e qui volendo al posto della front possiamo inserire la vista top in modo tale da avere comunque sempre dei riferimenti. Questa vista la possiamo portare in versione shading, ok, in modo tale da avere sempre il riferimento di quello che stiamo visualizzando. Volendo possiamo attivare anche i safe frame in modo tale che siamo sicuri che questa sarà la nostra area di lavoro e quello che andremo a inquadrare. Una volta fatto questo andiamo a impostare allora il sistema particellare. Il sistema che utilizzeremo in questo caso sono due, sono sicuramente un Blizzar, quindi Particle System Blizzar, e andiamo a crearlo di lato, volendo anche dalla prospettiva, lo ruotiamo di 90 gradi aiutandoci con lo snap angolare e lo solleviamo un po' in modo tale che sia un pochino sopra. Ok, volendo lo possiamo anche ruotare, poiché la nostra camera è in diagonale, lo possiamo ruotare anch'esso un pochino. Andiamo a ridurre anche un po' le sue dimensioni, non tanto in larghezza, perché voglio che alcune particles passino proprio da accanto o comunque davanti all'occhio della camera. Se andiamo a vedere, vediamo che tali particles passano. Ok. Visualizzazione, in questo caso, se stiamo utilizzando la 2014 e abbiamo una macchina abbastanza prestante, possiamo anche inserire il 100% di visualizzazione di particles in modo tale che sia più facile lavorare. Se invece siamo in una macchina con un hardware un pochino più datato, possiamo utilizzare il 50% o anche il 25%, e anche se stiamo utilizzando versioni differenti dalla 2014. Questo perché dalla versione 2014 di 3DX Max è possibile sfruttare appieno sia le capacità della viewport sia le capacità del processore in fase di lavorazione, specialmente con questi processi come era in versioni precedenti non era possibile che tali processi lavorassero con più di un processore, in questa versione invece hanno una grandissima fattibilità comunque di lavorare con essi. E ad ogni modo, spostiamo, ok, andiamo a impostare i vari parametri. Sicuramente se noi vogliamo avere già delle nuvole o comunque un po' di polvere già in visualizzazione della nostra camera, dobbiamo sicuramente lavorare sull'emettitore, quindi al pannello Particle Generation dobbiamo sicuramente variare l'emit start. In questo modo, se noi andiamo a variare l'emit start andando a inserire un valore negativo, per esempio il -50,
avremo la possibilità di avere già delle particles visualizzate proprio già dall'inizio, già dal frame 0. Se andiamo a diminuire ancora, per esempio, meno 100, avremo sicuramente altre particles. Bisogna variare assolutamente come prima cosa la vita di queste particles, altrimenti noi non ci rendiamo conto dove realmente arrivano, poiché anche se io vado a variare l'emettitore come start, loro moriranno sempre in questo determinato punto. Quindi andiamo a variare la vita di queste particles della lunghezza della timeline, per esempio 100. Quindi se ci spostiamo vediamo che infatti loro termineranno. Possiamo portare a meno 50, vediamo un pochino. Naturalmente l'emissione non smetterà mai in questo caso, smetterà al frame 100, quindi per non avere problemi di emissioni vediamo che avremo sempre la nostra. Magari possiamo variare la life di 80, anzi 120, in modo tale da avere un fascio più lungo che copre un po' tutte. Voglio cercare di prendere tutto il mio terreno in modo tale che nessuna parte viene comunque esclusa. E avremo anche un effetto di particles di nube anche dietro le varie dune. Andiamo a variare anche il numero di particles utilizzate, quindi utilizziamo volendo un use. Possiamo utilizzare tranquillamente un use rate e magari diminuire portandolo a 5, poiché se andiamo a visualizzare tutte le particles al 100%, noteremo che sono davvero tante. Quindi potremo o utilizzare un numero molto basso di use rate, oppure utilizzare un numero totale, quindi sapere che nel totale noi avremo x particle. Magari invece allora andare a variare anche l'emit start, meno 100. Andiamo a inserire 200 particles. Poiché stiamo lavorando comunque a una scala abbastanza grande, vedete che risulta un po' difficoltoso riuscire a impostare bene dei parametri sapendo che stiamo lavorando appunto con un'area molto grande, quindi riuscire a impostare dei parametri che sono scientificamente corretti. Sicuramente la velocità sarà, per essere della polvere, può essere molto elevata, oppure potremo rallentarla un po', ad esempio 5. Possiamo lasciare anche 10, di default andava più che bene. Possiamo variare un pochino al 25% la velocità, utilizzare un po' di tram, un po' di rotazione, per esempio 10, 1, ok, 50, per avere un po' di movimento all'interno della nube. Ok, la dimensione delle particles naturalmente va regolata in base alla tipologia di particles che utilizziamo. In questo caso, anche in questo esempio, utilizzeremo un facing. Andiamo a visualizzare la mesh in viewport. Notiamo che sono molto piccole e quindi andiamo ad alzare notevolmente. Cioè, vediamo che ci sono alcune particles che corrono avanti. Possiamo anche spostare leggermente per averle. Ok. E ruotare un po', magari anche senza angle, in questo modo avremo alcune particles che corrono proprio davanti all'occhio della camera. Perfetto. Andiamo a variare anche la rotazione, magari invece di avere una rotazione così veloce dal pannello Rotation and Collision, andiamo a variare questo spin time, quindi andiamo a portare questo spin time a un valore per esempio di 80, proviamo con 80. Si muove ancora velocemente, proviamo a portarlo a 160, il doppio. È naturalmente molto veloce, quindi volendo potremo
anche diminuire la velocità delle particles, in modo tale da avere un maggiore controllo. Andiamo però ad aumentare naturalmente la loro estensione, quindi la loro vita sarà molto più lunga, per esempio 200. Quindi dobbiamo abbassare l'emit start, facciamolo a meno 200 in modo tale che siamo sicuri di avere già le particles in scena. Questo effetto di fade possiamo lasciarlo, non ci va a incidere assolutamente in alcun modo. Magari il tumble lo portiamo a 0,25 per avere una rotazione ancora più lenta. E andiamo a variare sicuramente la dimensione, quindi la dimensione al size sotto, va bene 60, potremmo anche alzarlo un po', no, va bene 60, lasciamo la 60, la variation andiamo a postare il 50%, in modo tale da avere una variazione un po' da tutte le parti. Vediamo che alcune compaiono, altre riappaiono, quindi abbiamo una buona variazione.